Buongiorno e ben ritrovati. Oggi una ricetta tipica che viene direttamente dall'Inghilterra, le uova alla scozzese, delle uova sode ricoperte di carne macinata di maiale e poi fritte. In Inghilterra questo piatto viene servito spesso come antipasto oppure è il piatto forte delle scampagnate, ma ultimamente ha preso posto anche sulle nostre tavole in occasione della Pasqua. Provatelo come antipasto e sono sicura che vi piaceranno. Mi raccomando, rigorosamente fritte. Ho messo sul fuoco una pentola con l'acqua. Metto a bollire 6 uova. Dal momento del bollore, queste dovranno stare appena 5 minuti. Attendo che l'acqua giunga a bollore. L'acqua sta iniziando a bollire e da questo momento calcoliamo appena 5 minuti, perché poi le uova termineranno di cuocersi in padella quando le friggeremo. Sono passati 5 minuti, posso spegnere, togliere le uova, ora le lascerò raffreddare e poi toglierò la buccia. Ho sgusciato le uova, le tengo un attimo qui da parte e nel frattempo mi occupo della carne che dovrà avvolgere le uova. Questi sono 250 g di macinato di maiale. Aggiungo 200 g di salsiccia, condisco la carne con un pizzico di sale, uno di pepe, un cucchiaio di salsa Winchester e appena un po' di paprika e impasto tutto con le mani. Con questo impasto che ho ottenuto dovremo avvolgere 6 uova, quindi considero circa un 70-75 grammi di carne macinata. La apro sul palmo della mano. Al centro metto un uovo e delicatamente lo ricopro con la carne. Ecco. Sigillo bene in tutti i punti. Poso su un piatto. Ancora un altro. Procedo così fino a ricoprire con la carne tutte e 6 le uova. Pizzichiamo la carne per andarla a chiudere dove vedete il bianco dell'uovo. Poi pressate un po' l'uovo tra i palmi delle mani e pronto anche questo. E così fino a prepararle tutte e 6. E pronte tutte e 6 le uova. Prepariamo la panatura. Metto in una ciotola qualche cucchiaio di farina, così a occhio, un 3-4 cucchiai, poi se serve altra l'aggiungiamo. In un'altra ciotola rompiamo 2 uova, alle uova aggiungiamo un pizzico di sale
e le sbattiamo. Quest'altra ciotola, mettiamo un po' di pan grattato, anche questo, un 3-4 cucchiai, poi se occorre ne aggiungiamo altro. E la panatura prevede che queste polpette di uova vengano passate prima nella farina, poi nell'uovo e poi nel pan grattato. Quindi prendiamo la prima, la passiamo nella farina. Nell'uovo. E nel pan grattato. E di nuovo poggiamo sul piatto. E procediamo così per tutte e sei le polpette di uova. Farina, uovo e pan grattato. Le ho impanate tutte e ora posso friggerle. Verso in un pentolino l'olio per friggere. Utilizzerò un pentolino piccolo e alto, così le uova saranno completamente immerse nell'olio. E ne friggerò un paio per volta. Dovrebbe bastare. E ora attendo che l'olio sia ben caldo. Immergo uno stuzzicadenti per controllare che l'olio sia caldo. È caldo. E immergo le prime due uova. Queste le farò dorare bene su tutti i lati. Delicatamente, di tanto in tanto, giro le uova. Le uova sono ben dorate. Le scolo, le passo su carta assorbente. E ne frigo altre due. E vado avanti così fino a friggerle tutte e sei. Considerate che le uova dovranno friggere almeno 7-8 minuti. Ed eccole pronte le nostre uova alla scozzese. Ne tagliamo una. Guardate che belle. Con il tuorlo cotto alla perfezione. Né troppo né troppo poco. Appena un po' di prezzemolo se volete. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani. E ne assaggio una. Davvero ottima.